Buonasera a tutti, lunedì 25 maggio, 34esimo episodio di Lost Talk, non molliamo, ed ecco subito Simone, Eleonora, Marcellina. Già, come faccio a mollare? Guite, Viola, ciao, belle le foto del guanto. Detto così suona male. Angelo, buonasera. Ecco, Simone. Hai Tutto messo la bene? luce più cupa oggi, che è Che successo? cosa? Hai messo la luce più La luce è cupa. più cupa, sei un po' più dall'alto. E quindi le novità di questa settimana sono che io venerdì inauguro una mostra virtuale in Messico e che tu lunedì esci fuori fotografando online Virtualmente. virtualmente. Quindi siamo diventati virtuali nostro malgrado. Il nostro Invece di malgrado, eh. discutere per 3 mesi di dove va, lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, beh, forse abbiamo preso anche spunto da tutte queste discussioni. Io sicuramente ne ho preso molto. Diciamo che inizialmente l'idea su come sarebbe andato la fotografia in questo periodo, ma non solo la fotografia, era estremamente vaga, si andava veramente giorno per giorno. Giorno per giorno, però, con questi incontri un po' si è chiarito, ci sono stati dei dibattiti, delle cose irrisolte che continuano ad Infatti sarà esserlo, però. interessante risentirli, io ancora non l'ho fatto, però secondo me c'è uno sviluppo, c'è stato uno sviluppo tra i primi, tra le questioni si sente proprio i primi con Dario Coletti, con Riccardo Ruini, stiamo proprio con... Sì, chiaramente i primi risentivano molto di più dell'inizio Sentiva della che stavamo pandemia proprio sotto quella roba lì. rispetto agli ultimi, però comunque è molto interessante rivederli. Ogni tanto faccio delle connessioni, magari tra cose che sono state dette, magari recentemente, con cose molto simili che sono state dette prima. È interessante andarsene a vedere, risentire e notare molto la Abbiamo differenza. online Marzia e Sham, facciamo gli auguri Gli a auguri a Sham Sham, che fa vedi? 50 anni, è diventato vecchio anche lui. Tanti auguri, Sham. Ciao Sham, facciamo l'internazionale, questa è una cosa nostra. Facciamo come ci pare a queste dirette. Allora, settimana bomba, abbiamo Edoardo De Giorgio che già è in comunicazione e il Iniziamo con. nostro, ed è un grande PR e parleremo proprio del ruolo della comunicazione e della possibilità di diventare qualcuno tramite la comunicazione Comunicazione, con quando meno. Giorgio attualmente è il direttore della comunicazione per la Maison Gattinoni, ma è stato di molti altri brand, sarà estremamente interessante sentirlo. Mercoledì abbiamo la Nan Goldin de Noantri, Maria Di Stefano. Maria Di Stefano. Offende se gli dico così, che è bravissima in realtà, nonostante sia giovanissima. Perché fa parte, ormai il mercoledì noi presentiamo le nostre Young Talents. E ecco, se è chiaro, la scorsa settimana era la nostra Terry Richardson, lei, Abbiamo o una la cosa, nostra Andrea siamo Celano. nello stesso settore, più o Invece meno. lei, Maria, è molto brava, ha una grossa esperienza, ha lavorato a Los Angeles, a Parigi, quindi sarà interessante. Ma non ti ho detto chi abbiamo Infatti, venerdì venerdì. ancora non Ma so te lo chi dico, ti sarà il faccio... nostro ospite. Allora, se io ti dico il nome, magari non la conosci, Simonetta forse la conosce, si chiama Beatrice Zamponi, forse non la conosci, Zamponi, non la conosci. Zamponi, ma ti faccio un po' di nome, è una giornalista delle sue ultime interviste. Peter Lindbergh, Araki, Matt Marcus, Testino, Terry Richardson. No, nomi così, insomma. Che dici? Ci saprà dire qualcosa? Penso di sì, penso che sarà È estremamente una chicca, non si può mancare. Lei è fresca mamma, è giovanissima, ma lavora, moglie di fotografo, e quindi insomma ci potrà raccontare un sacco di cose. Secondo me sarà interessante tutta la interessante. Molto settimana. bene, un'altra settimana molto interessante. Edoardo, già online? Sì, Edoardo è online, ci ha già dato una manina di Sicuramente. saluto. Allora io saluto Edoardo, saluto te Angelo, tutti quanti e ci vediamo mercoledì. E guardate sulla pagina di. Della nostra pagina su Facebook, dove ci sta appunto l'intervista a Simone Passeri sul TG, andata in onda oggi. Ciao. Grazie, ciao. Allora, rimuoviamo dal studio, vediamo, siamo diventati veloci ultimamente, è una cosa incredibile. Ci abbiamo messo 34 puntate per capire come funziona. Ci siamo riusciti?
Ormai ho imparato. Ci ho messo 34, oggi mi sono messo... Vorrei dirti che io dedico sempre la mia maglietta agli ospiti. Oggi mi sono messo una camicia solo per te. Su 34 puntate non ho mai messo una camicia. Quindi sappi che è un tuo omaggio, cercando di essere a livello, leggermente a livello, insomma, di non sfigurare. No, non sfiguri assolutamente, perché tu hai un look che apparentemente può sembrare così non studiato, in realtà non è vero. È studiato anche il tuo. Più o meno. È consueto, è consolidato, usare il termine consolidato. Ma il look è importante, il look, poi questo termine non è che mi faccia impazzire, no. Diciamo, il modo di esprimersi attraverso, chiamiamolo così, l'abbigliamento è importante per ognuno di noi, è una sorta di seduta psicanalitica che noi facciamo quotidianamente. Tu dici, dai, partiamo subito con questo. Cioè, secondo te, comunque lo stato d'animo si evince da come, che colore di maglietta ti metti? Secondo alcuni studiosi, sì. Secondo me non tanto. Cioè, nel senso, l'abito fa il monaco o non fa il monaco. Ecco, quello, diciamo, è il dilemma. È vero, però, che vestirsi è una rappresentazione di noi stessi, come vogliamo noi essere rappresentati in quello che poi è il circo, è il teatro di una città, della e noi in realtà ci occupiamo di questo, poi in maniera diversa ci occupiamo di suggerire a come rappresentarsi nel circo, no? Assolutamente sì, come rappresentarsi nel circo, oppure come noi vediamo la rappresentazione nel circo, diventa una cosa ancora più personale, ancora più intima. Cioè il rapporto con la persona che si deve vestire in un certo modo e che deve essere eseguita poi da noi per la comunicazione, penso per lo styling, penso a tante cose messe insieme, devono congiungersi. Ecco, io quando parlo di comunicazione, quando cerco di capire cosa si vuole esattamente da una comunicazione o cosa si vuole da uno styling, devo poi coniugarlo con quelli che sono i miei interessi, con quello che è la mia visione dell'estetica. È un po' complicato quel passaggio lì, perché non vuol dire... Cioè, per esempio, io posso dare dei consigli, però non vuol dire che siano esattamente quello che io farei o quella che sarebbe stata la certa linea che avrei adottato, no? Ma Simonetta, scusami, Simonetta ci suggerisce di alzarti il volume. di alzarmi il volume, lo alzo, aspetta, mi avvicino Allora. Io forse. Così? Si sente ti meglio? sento, però insomma. Io mi sento... Prova un po' a alzare proprio il volume del Lo telefono. alzate al Massimo. massimo. E allora va bene così, dai. Allora, dai. Allora, però, insomma, facciamo un attimo, perché magari ci sarà qualcuno dei nostri spettatori che non ti conosce, quindi diciamo così, in poche linee. Chi sei, che hai fatto, che cosa vuoi fare da grande? Allora, bravo, che cosa fare da grande, perché io non mi sento ancora Ma grande. nessuno di noi, questo è il problema vero. Certamente giovane, ecco, diciamo così. Io ho iniziato, se guardo la mia infanzia, è quella di un bambino molto, molto, molto curioso. Perché l'ho detto 3 volte? Molto, perché secondo me è la base della mia vita, cioè la curiosità. L'essere curioso comunque di capire che cosa mi stava accadendo intorno quando ero bambino. Poi ho vissuto tutta la mia infanzia e anche adolescenza durante un periodo molto particolare, che erano gli anni 70. Gli anni 70 a Roma, con un'intelligenza romana ben presente, con un modo di vestirsi e di abbigliarsi particolare che doveva in un certo senso raccontare un disagio. Però io in realtà questo disagio lo vivevo fino a un certo punto, e cioè nel senso non capivo perché stava accadendo questo. Perché eri Non... molto piccolo. Era un po' troppo piccolino, insomma, quindi però capivo che c'era qualcosa di strano, qualcosa che si poteva manifestare attraverso l'abito, attraverso un accessorio. E quindi stavo lì che guardavo mia madre, perché poi quel periodo lì era strano, no? C'era l'hippie, ma c'era anche l'hippie chic, non c'era solo il disagio del ragazzo di Guarda, via stai dicendo. toccando uno dei miei, inconsapevolmente uno dei miei cavalli di battaglia, cioè l'incredibile passaggio, già ne ho parlato una di queste dirette, tra gli anni 70 e gli anni 80, cioè un passaggio che è culturale, che è ideologico soprattutto, ma che è anche estetico, che è musicale, da Crosby, Stills, Nash & Young ai Talking Heads in 24 ore, dai capelli lunghi e trasandati al capello a zero, giacchettina e cravatta stretta. Cioè è stato, soprattutto perché era molto giovane e che quindi subiva anche le mode, diciamo, è stato un passaggio fortissimo, no? E che fra l'altro non ha documentato nessuno filmicamente, lo dico sempre sperando che un regista ascolti, nessuno ha filmato quel periodo lì.
Beh, è stato un periodo molto forte perché, come hai detto giustamente tu, l'estetica è completamente cambiata, si è capovolta, cioè si è passati da... In 2 anni. Certo, in pochissimo tempo. E io ero già, nel frattempo ero diventato già, insomma, adulto, ero già un giovane ragazzo e quindi no, mi erano rimasti quei canoni estetici del passato e quindi non sapevo come raccordarli con quelli che stavano arrivando, con quelli che io captavo, sempre perché, per la famosa curiosità, perché io non ho frequentato nessuna scuola. Questo non perché non voglia demonizzare le scuole, assolutamente, perché tra l'altro sono un docente in alcuni... Anzi, no, le scuole servono e come, però io non ho frequentato nessuna scuola, la mia è stata in un certo senso una scuola di vita, io all'università ho studiato lettere, storia del teatro, ero portato verso quel mondo lì, poi a un certo punto si è arrivata la moda, ma è arrivata la moda che io già conoscevo, perché comunque in tutto quel mio bagaglio di curiosità c'era anche prepotentemente la moda, c'era la moda, c'era l'estetica della moda e c'era tutto un bagaglio di quelli che io chiamo e mi piace, divertendomi anche chiamarli, orgasmi estetici. No, raccontamene qualcuno, facciamo godere anche gli spettatori. L'orgasmo, il mio primo orgasmo vero e proprio orgasmo estetico, ero molto giovane, è stato un film, Gruppo di famiglia in un interno di Luchino Visconti. Ecco, diciamo io. Sulle È note, tipo che 74, sì, sulle 76. note di Zanicchi, quindi una cantante pop popolare, insomma, nazional popolare, che in realtà veniva inserita in queste scene molto raffinate, filmate con dovizie di particolari estetici da un grande maestro che era Luchino Visconti, uno che io insomma adoro, e mi colpì tantissimo quella scena di questi ménage à trois, di queste canne che si fumavano lì, cioè, che raccontava un disagio generazionale, ma anche di caste Quindi diciamo, sociali. il film che ha rovinato la tua gioventù è questo qua. Non l'ha, Cioè, è stato, non l'ha, è che era di... per me è Portiere di notte che stiamo lì, eh. Ecco, con Charlotte Rampling me l'ha un po' rovinato, perché era un po' troppo forte per me. Quindi mi ha dato un colpo, bang, qui. Però mi è rimasto molto impresso tutta quell'atmosfera particolare, no? Che mi portava un po' lontano da quelli che sono i miei gusti, però nello stesso tempo ormai erano entrati dentro di me, perché ahimè io ho scoperto che non sempre quello che mi piace io riesco a escluderlo, ma no, rimane dentro di me. Quindi quell'estetica, io vivo di questi input estetici e rimangono dentro perché mi colpiscono sia in maniera positiva che negativa, però mi devono colpire. Una volta che hanno colpito quello che è la mia anima, quello che è il mio modo di essere, di pensare, rimangono lì per sempre, così è stato per Portiere di notte. Charlotte Rampling io l'ho adorata, era meravigliosa. Come tutto questo diventa lavoro? Diventa Quanto ci lavoro. mette? Com'è il passaggio? Perché le passioni ce l'hanno tanti e quello fra l'altro che chiedono tutti i ragazzi, c'è cioè la verità. Via. Però io non ho l'antidoto, non ho la Certo. soluzione. Però volevo raccontare semplicemente il mio secondo Vai, vai, cassetto. vai, vai, vai. In realtà è un libro, un romanzo, Gli indifferenti di Moravia. Un romanzo che parlava di classi sociali, parlava di amori che si incrociavano, parlavano di un artista, di uno scrittore strano che io ho considerato anche maledetto per un po' di tempo, no? Però che ha fatto parte prepotentemente della mia vita, per cui divoravo, dopo quel romanzo, divoravo tutte le sue opere letterarie. E quello ha rappresentato un altro mio punto di riferimento, cioè mi ha aperto un mondo, anche perché io ho frequentato un liceo classico, di un istituto privato di Salesiani, per San cui Giuseppe, no? prego, San Giuseppe, no? il Sacro Cuore. E questo Sacro Cuore, appunto, il mio professore di lettere, che era molto importante per il liceo classico, insomma, con il quale passavo la maggior parte del mio tempo, ci imponeva di leggere 2 romanzi al mese, però nello stesso tempo ci dava delle indicazioni su cosa leggere e cosa non leggere. Naturalmente andava a pescare sempre su cosa non leggere, quindi ecco Moravia, ecco Pasolini, ecco un'intera Cioè, lui ti schiera. diceva proprio, mi raccomando, non leggete Pasolini. Non puoi leggerlo, però mi fu molto utile perché lui mi disse, io chiesi, ma perché non posso leggerlo? Cioè perché ancora non hai capito bene, non sei entrato bene nel sistema di capire questo romanzo. Aveva ragione, perché verrà un giorno in cui all'improvviso capirai, ed è vero, perché è arrivato un giorno in cui all'improvviso mi si è aperto il mondo, però mi si è aperto il mondo perché avevo... Una base. Capito? Quindi è stato...
raccontare un po' quello che non l'avevo mai raccontato la No, prima volta. ma sai che interessante, per esempio, si potrebbe fare, mentre tu dicevi, io, per esempio, il libro che mi ha rovinato in questo senso è stato Céline, Viaggio al termine della notte. Cioè, forse se uno guardasse i film e i libri della propria, diciamo, adolescenza letteraria, si potrebbe capire pure che fine fa. No. Sono quelli che poi vanno a colpire un'anima ancora da Sì, plasmare. strutturata. E Sì. quindi, dai, e quindi tutta questa roba, parliamo di un ragazzo di liceo, 17 anni, 18. 15 anni, 16 anni, 15-16 anni. Ecco, un ragazzo di 15-16 anni che amava follemente anche la moda, che amava manifestare i propri disagi anche attraverso un maglione oversize, attraverso, senza seguire pedissequamente i dettami della moda. Io non l'ho mai seguiti, eh. Ho cercato sempre non di starne lontano, però comunque di non seguirli troppo, perché secondo me, come ripeto, per me vestirmi è un modo di esprimere me stesso in maniera completa. Non riuscirei. Durante questa quarantena, infatti, non mi sono mai, tranne che rari casi, non mi sono mai messo la tuta per stare in casa. Io la mattina mi Un vestivo, gentleman, che è ovvio che tu. no, Sì. non voglio essere un... Io stavo sbracato. Io ringrazio Dio delle dirette perché era una ragione per vestirsi. Cioè, quello là mi costringeva. Magari a metà, perché sotto Sì, magari non... spesso col pigiama, no, pigiama da tuta, magari, però mi costringeva. Doccia, vestito, devi fare la diretta. Sì, è vero questo, però diciamo questo periodo mi ha portato a, anzi ancora di più, a pensare: oddio, non mi vestirò mai più così, perché non mi potrò mai più vestire, perché non potrò mai più... A me piace, per esempio, da diversi anni indossare una stilla. Per un discorso oltre che estetico, mi piace l'idea di perforare il tessuto, come di profanare quello che è una giacca, quindi comunque rovinarla per sempre, perché la spilla col suo ago riesce a bucare, insomma, il tessuto lo buca per sempre. Quindi a me piace proprio quel gesto, quella profanazione. Nello stesso tempo, non lo so perché mi piace vedere, ne ho tantissime. E le indossavo anche durante la quarantena, ma cioè, le guardavo e dicevo: ma perché non mi posso indossare? Anche se oggi non succederà nulla. Sarò qui ad aspettare le Perché 18 uno lo per... fa anche per se stesso, Sì, infatti facevo per me stesso, allora ho pensato, no? lo Tu sto l'hai facendo per... passata da sola, da solo? No, col mio compagno, con Quindi Luciano. no, perché secondo me c'è una grossa differenza. Devo dire, io apprezzo molto quelli che sono stati, cioè apprezzo, non so come hanno fatto, che lì si sono fatti 2 mesi da soli, perché da soli. Sono diverse amiche e amici che hanno fatto Quella è questo, quindi... veramente una prova, perché io pure l'ho passata alla mia compagna, più o meno. Quella è una prova di coppia, però secondo me se due sono sereni, insomma. Le prove di coppia anche non sono facili, perché comunque la coppia può scoppiare, cioè nel senso stare 24 ore su 24 Se due insieme. stavano già messi male, sì. Male, certo, però per esempio noi, col fatto che il mio compagno lavora in casa, smart working, era impossibile per esempio fare una diretta, oppure lui che sta lì, perché lui sta dalla mattina alla sera, poverino, Allora. computer, quanto a un lavoro molto impegnativo, e quindi deve governare tutta una situazione. Lui è un economista, scusami, e Lo praticamente c'è quella... salutiamo, fra l'altro. Sì, tra l'altro lo salutiamo, credo che ci stia seguendo, spero. E quindi è stata una prova, non dico dura perché sarei esagerato, però è stata una prova anche importante. No, per me la prova invece della mia compagna è che non vuole più tornare a casa, cioè non vuole più tornare al lavoro, no? Non ce la fa proprio. Quello è un altro problema, perché Smartboard. che si sono un pochino abituate, no? Abituate a stare in casa, Ma chissà se hanno... questa roba cambierà anche un po', secondo me, per alcune strutture è un risparmio incredibile. Tantissimo, quella è la prima cosa, diciamo, per alcune strutture è un risparmio incredibile, per il clima è stato Madonna. è stato molto positivo, però ahimè abbiamo pagato a caro prezzo tutto questo. Tu che Abbiamo pagato... cosa sei? Tu che comunque appunto lavori in una maison, eccetera, parlaci veramente di quello che realmente succede come dramma interno o come problematica grossa. All'interno succede che non ci sono più le stagioni intendo gli eventi, e questo è stato il primo grande colpo, cioè il fatto di trovarsi all'improvviso spiazzati. Cioè, perché qual è stato il grande problema? Quello di trovarsi senza indifesi. Cioè, questo virus ci ha trovato completamente indifesi, anzi al contrario, ci sentivamo super potenti, ci sentivamo, e questo penso tu, invincibili. E questa cosa è stata terribile, perché invece questo virus ci ha spostato, ci ha proprio
ci ha distrutto. Ha dimostrato la nostra fragilità, il che dovrebbe anche essere... È proprio quella fragilità, attenzione, non solo attraverso appunto la malattia terribile, ma anche a chi non ha avuto, chi ha avuto la fortuna di non avere, di non appunto avere il coronavirus, il Covid-19, però è rimasto colpito, cioè chiunque di noi è rimasto ha scoperto una fragilità, pensava di essere invincibile, non è stato così. Per noi dell'atelier, insomma, Gattinoni, che è questo atelier storico, con noi abbiamo, cioè, siamo in, non so, ci sentiamo i portatori anche di un passato che serve anche a valutare quello che sarà il futuro, ecco, in questo momento siamo un po' persi, cioè siamo un po', come posso dirti, impauriti, ecco, da quello che potrà essere il futuro, perché ancora non è ben delineato. Questo fatto di tutte queste dichiarazioni di Meson che dicono che faranno, che si staccheranno da un sistema che ormai era diventato logorante. Stessi però dei grandi gruppi del lusso, cioè questo sistema non si è inventato da solo, no? Non c'è, non è che all'improvviso è accaduto questo. I grandi gruppi del La lusso stagione, la prestagione, la pre-folla, tutte quelle. giustamente, chapeau a Giorgio Armani, questo signore che appunto è stato il primo. Io mi ricordo, tutto è cambiato da quella mattina, era domenica mattina, ero a Milano per le sfilate, e arriva questa notizia che Giorgio Armani dichiara che la sfilata sarà a porte chiuse. Ecco, io esattamente ero dentro al Silos, ero tra l'altro con Simonetta e guardavamo questa bellissima mostra. Al Silos arriva questa notizia e mi ha sconvolto perché io non capivo. All'inizio ho pensato, vabbè, sarà uno stratagemma di comunicazione, no? Di un colpo di teatro. Ecco, Giorgio Armani invece in realtà no, è stato il più intelligente, quello che aveva già capito cosa sarebbe accaduto e quindi l'ha praticamente adottato per primo, è stato il primo ad adottarlo. E adesso sabato sera, sabato notte, questo messaggio su Instagram di Alessandro Michele, che è considerato il genio ribelle della moda mondiale, no? Colui che ha sconvolto a suo tempo, anche se vuoi, il fatto di legarlo a una sessualità particolare o meno, cioè la sua moda ha cambiato, no, la gender, quello che si chiamava unisex, lui l'ha cambiato tutto, è diventato no gender, e quindi con questa sfilata che sconvolge i canoni di qualunque tipo di rappresentazione scenica dal punto di vista delle sfilate di moda, ecco che all'improvviso anche lui sabato notte comunica che farà solo due presentazioni, forse due sfilate l'anno, però no season, cioè no legate a una stagione, quindi senza stagione, non vuole più sentir parlare di tutti questi, Questa cosa ti chiamiamoli. piace o non ti piace a te? Questa cosa mi piace, Pure a me mi piace. mi piace. Forse metti un po' più di ordine, forse serve per, in un certo senso, per uscire da quella che è la paura e dire ok, cosa possiamo fare? Allora possiamo stringere e fare solo due presentazioni, possiamo non legarle a una stagione, cioè questo è essere creativi, no? Penso che tutti si accoderanno piano piano a questo, perché anche Armani che cosa ha dichiarato poco tempo fa? Che lui diceva io non trovo inconcepibile che a luglio si vedano dei cappotti in vetrina, quando invece la gente ancora vuole comprare, vuole acquistare un costume da bagno, un Una cosa pantaloncino, evidente, insomma. lino, una cosa che è evidente è rapportato alla stagione. Quindi eliminando tutti questi passaggi si può arrivare a un giusto compromesso, a uscire da quella che è la paura. Certo è, nel frattempo ci sono i posti di lavoro in ballo, ci sono tante, tante situazioni non piacevoli, il governo cerca di risolverle, credo non siano di facile soluzione, ci sarà sempre qualcuno scontento. Perché la situazione non è facile, è complicatissima. Uso il superlativo assoluto. Aspetta che ti sento meno perché c'ho il treno. Ah. Io studio a Luca, non sei mai venuto, lo studio sulla ferrovia. Alza la voce che si sente poco. Va bene, ciao, c'è anche Paolo Bazzani, benvenuto Paolo. Allora, eravamo rimasti però perché a me piace andare un po' così, non seguire un percorso troppo logico. Abbiamo questa grande passione per la moda, questa grande passione per, ci sono i film importanti, i libri importanti. Giovane, diciamo borghese, possiamo dire, borghesia Sì, romana. borghese, che mio padre ha vissuto anche, ha viaggiato molto, tra l'altro ha vissuto a Parigi per tanti anni, quasi 20 anni, quindi la mia seconda città è Parigi, quindi da lì ho preso tutto un mondo estetico degli anni 80, 90, gli anni 90 soprattutto, che sono stati molto importanti. Poi Parigi era una città, un punto di riferimento, prima era diverso, fino a qualche anno fa Parigi-Londra sembravano città lontanissime,
lontanissimo. Sì, c'era una differenza generazionale tra chi voleva andare a Londra e chi a Parigi. Per esempio, no? Bravissimo. Potevi fare una divisione. E quindi tu fai l'università, c'è questa influenza parisienne. Ho una mia amica, mi fa, dice, senti, mi potete aiutare? C'è un mio amico, un giovane designer, che farà una sfilata. Mi potete aiutare a invitare voi che conoscete? Era a Roma, voi che conoscete un po' di gente. E io, una sfilata, l'avevo vista di sfilate, come spettatore però, certo, come persona che entrava, si sedeva in un posto e cercava di rubare con gli occhi quello che vedeva e cercare di capire attraverso la propria estetica. Intervenire in questo senso come padroni di casa di una sfilata, cioè invitare le persone, era una cosa completamente diversa. Però con questo mio amico siamo guardati e abbiamo detto immediatamente sì, lo facciamo. Fu un successo incredibile, vennero tantissime persone, riempirimmo la sala di giovani, di gente, insomma, tanto è vero che appena terminò la sfilata, io ancora me lo ricordo, un altro giovane designer ci chiese, guardate, mi piace molto come avete organizzato questo parterre, usiamo questo termine, e vorrei fare un evento a ottobre, questa cosa accadeva a luglio, vorrei fare un grande evento al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ok, accettiamo, iniziava subito, cioè praticamente era da lì in quel momento. Si è autoalimentata. Devo dire che quando, perché anch'io, se penso ai miei inizi, sono così, diciamo anche, e purtroppo credo che non sia più possibile, cioè credo... No. Che questa roba non è più possibile. Cioè, quando noi parliamo con dei ragazzi... Per i motivi, ma non sarà più possibile. Che cosa succede però? Iniziamo a pensare che dal punto di vista della comunicazione, cioè un semplice ragazzetto, un giovane designer al Palazzo delle Esposizioni, innanzitutto la location poteva fagocitare lo stesso designer. Potevamo anche riempire il Palazzo delle Esposizioni, però lui voleva anche un risalto mediatico. Quindi come poteva... Non riuscivamo proprio a comprendere, anche perché non avevo studiato comunicazione, però ce l'avevo dentro evidentemente. Allora abbiamo iniziato a guardare riviste, a interessarci anche di programmi televisivi, e scopriamo che una campionessa di atletica leggera, Fiona May, aveva dichiarato che avrebbe voluto sfilare. E che cosa succede? Stavamo in viaggio, ancora me lo ricordo, a Lamezia Terme, aeroporto, non esistevano i telefonini, o perlomeno c'erano i primi, insomma, non avevamo dietro, c'erano gli elenchi del telefono. Io mi ricordo, vabbè, basta, decidiamo di fare questo, di far sfilare Fiona May, e sull'elenco telefonico leggo il cognome del marito, Iapichino, ancora me lo ricordo, chiamo. Campione di salto con l'asta, mio compagno di squadra, conosco tutto molto bene. Praticamente risponde invece il suocero, dice, guardi, no, non è qui, ha sbagliato numero, le do il numero di casa della signora May, perché questo non è il numero, sono il suocero. Chiamo la Fiona May, insomma, per fartela breve, Fiona May è stata la prima donna dello sport, rubata allo sport, su una passerella. Ne parlò tutto il mondo, cioè avevamo chiunque, dal TG1, TG2, TG3, la BBC, e da lì è iniziata anche la moda degli sportivi in passerella. Non voglio essere presuntuoso, no, però diciamo, quel gesto, insomma, quella scelta... Era il momento giusto. Sì, nel momento giusto, e lanciò proprio una moda, quella degli sportivi in passerella, che ancora oggi... Ora ci sono le agenzie con solo sportivi. Appunto. Questo è l'inizio. Allora, poi... una delle questioni che ti ho già detto che volevo sollevare è questa. È un mondo... Io poi appunto, abbiamo parlato di sport, sai che io vengo dallo sport, e venendo dallo sport, purtroppo nello sport funziona così: se sei più veloce vinci, se sei meno veloce arrivi secondo, ti alleni di più e magari l'anno dopo vinci. Sì, poi ci sta il doping, magari, però in generale è molto chiaro. Nel mondo, diciamo, in generale questo non accade, però ci sono dei rapporti gerarchici che valgono a seconda dei titoli conquistati, le lauree, i master, quello che è. Nel mondo della creatività, no. Nel mondo della creatività non c'è un parametro per dire che una mia foto è bella o meno, che un abito è bello o meno, anche se io credo nel concetto di bello assoluto, cioè io credo che una cosa bella piace a tutti. Sì. Angelo, scusa se ti interrompo, io anch'io credo assolutamente nel bello assoluto, cioè, ma nella creatività assoluta, cioè nel senso, se una persona, se un creativo deve avere qualcosa di diverso, con una genialità interna che riesce ad esprimere, quella colpisce tutti. Non ha limiti, cioè la vera creatività non ha limiti nel colpire, cioè colpisce tutti, perché io credo a questo potere assoluto della vera creatività, di quella che io definisco la genialità creativa,
Io ho un amico che è Gianni De Benedittis, che disegna gioielli, che la prima volta che sono entrato, prima aveva un piccolissimo laboratorio. Ecco, io mi ricordo ancora l'emozione che ho provato nel guardare un suo gioiello particolare, strano, che lui era riuscito a lavorare. Ecco, in quel momento ho detto, questo ragazzo c'ha qualcosa in più, ha una marcia in più, ha qualcosa di diverso, ha qualcosa di geniale. Ecco, questo infatti arriva poi a tutti. E dell'illuminazione, però quello che appunto io ti... perché ha a che vedere poi col momento attuale, è anche un mostro, un mondo in cui c'è molta fuffa. Cioè, molte persone che non si sa perché stanno là. Era un po' una domanda sul talento, se il talento può essere semplicemente, cioè quanto un lavoro come il tuo DPR, di un ufficio stampa, di un agente, di un curatore, di un gallerista, cioè quanto si può mettere su, per esempio, un artista che non vale niente, che diventa quotato, cioè c'è una possibilità di inganno molto alta e una situazione come questa la ripulisce? Te la pensate di cavartela facile? Perché io sul talento ci credo. Io non mia... è una domanda così semplice, però cercherò di rispondere. La comunicazione è un'arma molto forte e può servire assolutamente a creare il cosiddetto mostro. Ok? Però il mostro allo stesso tempo deve avere qualcosa di solido, perché se il mostro è semplicemente un mostro, cioè vuoto, è semplicemente una copertura, una bella copertura esterna e dentro non c'è nulla, questo mostro verrà sgretolato e finirà nelle ceneri. Questa è una teoria romantica o lo hai sperimentato? No, è veramente l'ho sperimentato. Cioè, una grande comunicazione può addirittura essere nociva per chi non ha una forza poi dal punto di vista, non dico nel talento, contenuti, ma nella fortificazione di questo talento, perché non serve solo il talento ci deve essere a fortiori, perché altrimenti di che cosa stiamo parlando? Proprio del nulla. Io non voglio parlare del nulla, io voglio parlare di chi ha. E non hai mai incontrato il nulla che te lo trovavi a sfilare? Io ho incontrato non solo il nulla, io ho incontrato il nulla vestito di niente, e che è peggio, ancora peggio. Però quello ho cercato di evitarli, perché il nulla vestito di niente si riconosce immediatamente, perché basta che si fa così. Io sono sempre convinto che, per esempio, tra gli addetti ai lavori, cioè che tra i fotografi, no? Per esempio, ci può essere un gruppo di fotografi, uno è più famoso e un altro è meno famoso, ma tutti noi sappiamo che quello meno famoso è bravo, e lo sappiamo tutti. E questo vale anche per un calciatore, probabilmente, per un musicista. Cioè, gli addetti ai lavori sanno, tu riesci a riconoscere che quello stilista è bravo e magari non ha avuto i mezzi. Il problema è che nella moda, diciamo che esiste la meritocrazia in linea di massima, però è anche vero che ultimamente, purtroppo, i diktat del marketing, dell'economia, hanno schiacciato questa creatività. Ormai eravamo arrivati a punti in cui gli stilisti si cambiavano, scusate la volgarità, ma come le mutande, e cioè ormai neanche una stagione duravano se non rientravano in quel determinato fatturato. Ecco, cosa quel fatturato, quella corsa infinita a questo fatturato ha ucciso un pochino la creatività, la sfera creativa di alcuni. E questa roba qui potrebbe, perché tanti, questa roba qui ci ha fatto un po' arretrare, forse io me lo auguro, perché voglio essere positivo, non voglio piangermi addosso e non voglio pensare che diventi tutto un inferno. Io mi auguro che invece questo rallentamento, questo rallentare, questo pensare più a cosa potrebbe cambiare il mondo per non lasciarlo così come l'abbiamo, in un certo senso come questo virus l'ha cristallizzato in questi pochi mesi, ecco, potrebbe nascere qualcosa di positivo, potrebbe essere rivalutata la creatività, potrebbe essere guardato meno al marketing, con strategie magari diverse. È vero che i grandi gruppi del lusso non sono enti benefici, però in questo momento la moda è stata abbastanza solidale, perché comunque subito si sono dati tutti molto da fare, a versare soldi in beneficenza a chi faceva le mascherine. Adesso c'è un po' troppe mascherine in giro, un po' troppe, nel senso che tutti hanno mascherine. Ora avremo il super fashion delle mascherine insopportabile, sarà così. Magari un po' così. Anch'io all'inizio sto cadendo un po' nel tranello della mascherina, però anche, non lo so. Insomma, un po' no, ho trovato un posto a Porta Maggiore che le fa carinissime. Arrivano dalla Spagna, facciamo pubblicità. Sono a casa mia, quindi. Sì, bellissimo. Ciao Lupo. Allora, quindi no, perché devo continuare a discutere questo, ciao, perché... Lupo. No, Simonetta, Matteo Basile, tanti altri hanno, anche perché forse li abbiamo intervistati all'inizio, hanno detto questa roba deve portare per forza
ha un bisogno di verità. L'altro giorno un giornalista ha detto: verità è una parola che lascerei da parte, parlerei di onestà. Ecco, che tutta questa roba porti come reazione un bisogno di reale e di meno fuffa. Che io, io non parlerei né di realtà né di onestà, io parlerei di creatività, di libera creatività, e qui parlerei di questo. A me piace ma come, pensare, però la creatività tu la puoi sviluppare in una maniera molto cyber. Ci stiamo sovrapponendo, l'audio è strano. Comunque dicevo, io per esempio l'altro giorno ho fatto questa mostra messicana virtuale, sinceramente sono molto imbarazzato perché conosco, non è proprio quello che conosco, quella dove ho fatto la mostra, insomma, conosco perché sono stato a Città del Messico l'anno scorso. Nella galleria? Una galleria, sì, conosco la galleria. Io no, cioè sì, non sono stato lì purtroppo. Però insomma non era, non era per parlare di me, era per dire che comunque quella roba ora bisogna affrontarla. Cioè dobbiamo affrontare dei mezzi tecnologici ma contemporaneamente essere più, come dire, emozionali e reali. È un strano equilibrio. Però anche queste dirette che stiamo facendo, no? Per esempio stiamo usando un mezzo che di solito è considerato molto fake, Instagram, no? Però invece diventa un rapporto molto reale, perché io e te non ci siamo mai parlati così. Quindi, no? No, sì, è vero questo. È molto tanto è vero che Instagram, secondo me, ha creato un regime che è quello della fotocrazia, e cioè che tutti si esprimono attraverso, c'è cioè una sorta di democrazia fotografica, per cui tutti si esprimono attraverso queste famose immagini. Ahimè, però bisogna stare molto attenti perché è un'altra trappola estetica Instagram. Cioè io lo definisco un po' da un certo punto di vista un'involuzione e un'evoluzione allo stesso tempo. Cioè bisogna avere le armi per utilizzarlo. Perché? Perché secondo me rappresenta un po' un nuovo illuminismo, e cioè l'uomo era al centro, però intorno durante l'illuminismo c'era il sapere, lo scibile, l'enciclopedia. Adesso c'è l'uomo al centro, intorno che cosa c'è? La proiezione di noi stessi, l'uomo stesso. Quindi è un Il Narciso. E questo è molto pericoloso, però nello stesso tempo invece si apre un mondo con un click, e cioè si può scoprire di tutto e di più, si possono aprire nuove frontiere, anzi si possono abbattere i muri, e si può parlare di tante cose attraverso Instagram, e quindi attraverso le piattaforme social. Meno con l'ultima. Visto che appunto hai citato d'immagine Instagram, torniamo alla fotografia, che poi sarebbe il principale elemento di questa storia. Parlami di qualche fotografia che è stata importante per te o di qualche fotografo che è stato importante È Helmut Newton, per te. Vai, vai. perché mi colpì immediatamente questa immagine di donna. Innanzitutto, che cosa ha fatto Helmut Newton, secondo me? Ha trasformato i ritratti in qualcosa di moda che prima non aveva fatto nessuno. Cioè esiste il ritratto di moda, è stato, secondo me, poi mi posso sbagliare, è stato Newton a inventare questo, no? A trasformare un ritratto in qualcosa di moda. E poi soprattutto mi piace questa immagine della donna. Cioè, ha un po' sovvertito i ruoli. Naturalmente poi che cosa ha fatto? Ha adottato, per esempio, mi dico, lo smoking di Saint Laurent, che è l'emblema di questo cambiamento della donna, e ne ha fatto una foto meravigliosa che io ho adorato sin dal primo momento in cui l'ho vista. Ecco, sono rimasti a bocca aperta a vedere, e ancora oggi quando vedo una mostra di Helmut Newton rimango a bocca aperta, perché mi piacciono tantissimo i suoi contrasti in bianco e nero, questa donna forte, potente. Che è Ecco, mi stato, lui è piace stato questo. molto attaccato dalla. Sì, lo so. Comunque lui è esploso in un momento di femminismo, quindi quel tipo di immaginario è stato molto criticato. Cioè, non so se hai letto la sua biografia, è molto divertente, era molto ironico e racconta delle cose divertentissime che succedono durante il suo apprendistato, diciamo, in Australia, mi sembra, se non sbaglio. Poi è sempre accompagnato dalla moglie, quindi anche questo connubio con La moglie, Alice Springs. è stata molto importante per lui, la moglie, tantissimo, perché stava sempre al suo fianco, come solo alcune donne sanno esserlo, cioè nel senso al fianco di questi uomini strani, di questi geni della creatività così particolari, E invece così nella interi. tua esperienza personale c'è qualche situazione fotografica, hai seguito delle campagne, no? Immagino, Io ho seguito le campagne qualche tanto. situazione, puoi anche non fare nomi, però qualche situazione divertente o qualche situazione improbabile, perché poi alla fine
c'è stato De Bernardinis che ci ha raccontato che una volta gli è scappata una mucca dallo studio per Trastevere. Cioè, poi la cosa strana dei servizi fotografici che si buttano in un luogo, un po' come il cinema, però con team molto piccoli, si buttano in un posto e creano delle situazioni che spesso sovvertono la tranquillità di un posto, no? Ti abbiamo perso, però. Certo, ci sei? Io sì, ci sono, eccomi qua. Un donna, voglio cercare di mettere la batteria perché vedo che sta... Donna sotto le stelle, stavo parlando di Donna sotto le stelle, tu mi dici c'era si doveva fare un servizio fotografico al periodo Donna sotto le stelle, e c'era questo stilista che voleva cotonare un leoncino, un leone. Voleva cotonare un leone? Cotonare un leone. Il leoncino chi gliel'aveva portato? Ti era proprio molto... Ah, stai attaccando la spina. Ciao Beatrice, quindi tu stavi... E cosa succede? Ma immagino che fosse piccolo almeno. No, succede che praticamente gliel'ho impedito perché non era proprio possibile, cioè voleva non solo cotonarlo, perché era abbastanza grandino questo leoncino che già avevamo trovato, tra l'altro. Lo voleva anche glitterare, cioè voleva cotonarlo e glitterarlo. Quanto fa quindi fashion questo? Questa è una cosa molto divertente che poi dopo è finita, non si è realizzata naturalmente. E nelle sfilate qualche situazione? Però no, invece un altro, non mi ricordo il fotografo, però ecco, non ero, guarda, non ero ancora ben dentro il mondo della moda, però una signora che si chiamava Elena Christensen, di una bellezza... Meravigliosa! C'era un mio amico che seguiva il suo style, era un suo assistente, insomma. Io in quel periodo avevo un piccolo gattino bianco, ancora me lo ricordo, un piccolino gattino bianco. E questo amico mi dice, ma tu hai ancora questo gattino bianco? Io dico, certo, l'hai visto una settimana fa, ce l'ho ancora, sì, non è che l'ho ucciso il gattino. Dice, guarda, ci serve perché lei dovrà fare Anita Ekberg, una sorta di campagna pubblicitaria, dove lei doveva personificare Anita Ekberg, con quel famoso gattino in testa nella scena, che c'è una scena famosa. E praticamente ho seguito tutte le fasi dello shooting, non mi ricordo il fotografo purtroppo, però mi ricordo che l'incontro con Elena Christensen fu folgorante perché era di una bellezza inaudita, era meravigliosa, era bellissima. E ho seguito tutte le campagne nelle varie, mi ricordo a Piazza Santa Maria, sì, perché poi c'è questa cosa buffa che anche fotografi molto bravi, quando arrivano a Roma, non escono dallo stereotipo di Fellini, Piazza Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, la Vespa di Vacanze Romane, cioè non si riesce a farli uscire dal cliché. Perché esteticamente sono troppo forti, noi siamo abituati, noi che soprattutto che abitiamo poi a Roma, comunque in Italia, siamo abituati a bombardamenti estetici quotidiani, cioè proprio ce l'abbiamo dentro di noi, quindi siamo abbiamo in un certo senso abbiamo un vaccino a questo, no? Mentre invece gli americani soprattutto, comunque dall'estero, vivono di questi stereotipi che per loro sono meravigliosi, cioè non riescono a uscirne. Ma come tu avevi detto prima, giustamente, il rischio che però la città si mangi qualsiasi creatura nuova, cioè una sfilata ai Fori Romani, i Fori Romani sono più belli della sfilata in generale, e quindi un servizio fotografico ai Fori Romani, a meno che non sei veramente Bruce Weber e lo fai molto sporco così, è molto difficile da realizzare, è più facile farlo a San Basilio, a Tor Pignattara, perché allora c'è questo vestito pazzesco, cioè i grandi luoghi romani sono quasi infotografabili, almeno questo lo dico da 30 anni ai miei studenti, non so se li ho convinti, perché... No. È un'assoluta verità, a meno che tu non sia Pasquale De Antonis, che negli anni 50 mette una faccia di visone sulla statua di Paolina Bonaparte del Canova, e allora se sei lui, cioè che ha questa lungimiranza e questa pazzia, allora va bene, ma ahimè non è più possibile. Bisogna avere appunto quell'estetica là, l'ha provato tante volte Karl Lagerfeld, devo dire, buonanima, non con grande successo, però insomma, estetico. Ma che cattiveria, la devo dire, se no non sono cricchi, dicono, perché mi hanno detto sei diventato buono. Nel DNA ho un po' di fotografia, perché il mio bisnonno, Alfredo De Giorgio, è stato un fotografo, diciamo, per hobby, un po' così, però, diciamo, non so, colui che ha un po' inventato quella che è la diapositiva. E ha avuto anche, insomma, diverse recensioni. Che cosa faceva? Faceva che tipo...
No, lui non faceva nulla, era un nobile. No, che tipo di fotografie volevo dire? Ah, faceva dei ritratti oppure dei paesaggi di Roma, dei ritratti. Lui nasce a Napoli, è stato per tanto tempo direttore del Conservatorio di Napoli e poi era un baritono. E poi dopo, però, sì, credo maturato questa passione per la fotografia e poi fotografava appunto vedute di Roma e ritratti di donne. Beh, perché la fotografia nasce come cosa molto intellettuale ed è privilegiata, non è che tutti potevano fotografare, almeno cioè, era, insomma, è stata un'arte molto, molto così, molto raffinata un tempo. Senti un po', dici come, così in chiusura, come la vedi? Che farai? Sei uscito ormai? Esci. Sì, sono uscito. Sono andato a prendere il famoso aperitivo, mi sono spaventato perché ho visto assembramenti a go-go. Tutti stanno... quindi quello, ecco, io spero che questo non accada, cioè nel senso, è assurdo aver dimenticato... In 10 giorni, eh? 10 giorni, cioè sono nulla, si è dimenticato tutto. Però anche è vero che siamo in una stagione calda, c'è questa primavera che ci è stata negata e quindi c'è la voglia di comunque di manifestare la un'esplosione di voglia, di volontà di... Assolutamente sì, soprattutto i più giovani, ahimè, sono quelli più incoscienti e invece non dovrebbero esserlo. Però che ti devo dire, fermo restando il problema del dramma economico di tante persone vedo un dramma economico, il dramma personale delle persone. Ancora deve arrivare perché ancora non si sa bene, ancora deve arrivare, sarà terribile, sarà terribile. E quindi in vista anche di questo, invece in questo momento è vero che tutti vogliono correre, vogliono fare aperitivi, girare per lei i monumenti. Beh, la città, posso dirti, la città priva di turisti, la città priva di traffico, la città priva di politici, cioè Roma è di una bellezza insopportabile. So che è molto cinico, non ho detto che sono contento di quello che è successo, però che Roma così bella non ce l'hai mai. No, non ce l'abbiamo mai, l'abbiamo pagata a caro prezzo. No, no, io non sono contento, però devo dirti... Guarda, e il silenzio a me è colpito soprattutto, perché io abituato appunto a stare vicino alla ferrovia, io sono abituato al rumore dei treni, che tra l'altro non creano inquinamento acustico, questo l'ho scoperto nel tempo. E sentire il silenzio accecante e assordante, perché io lo definisco proprio accecante, perché? Perché non sentivi proprio nulla, 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 nulla. All'inizio, nelle prime sere, mi spaventava da morire, mi spaventavo, mi sentivo solo. Poi, piano piano, invece, mi sono abituato. Hai avuto paura? A... Cioè, tu hai temuto qualcosa? Qui non ne usciamo? Mi ammalo? Mi sono sentito solo, solo con il mio compagno, magari lo sono, però soli, indifesi. Cioè, nessuno ci sta ascoltando in questo momento. Che cosa facciamo qui da soli? Che sta succedendo? Però, piano piano, mi sono abituato. Però io, questa è la riflessione, più che il discorso di verità... La riflessione su questo, cioè sull'intimità, sulla fragilità, sulla possibilità di farcela, cioè perché è anche una prova avercela fatta, no? Cioè tutto questo dovrebbe essere un patrimonio che rientra sia nell'educazione civica, speriamo, ma per quanto mi riguarda e riguarda questo talk, nella creatività. Cioè io non credo che questa roba si riduce solo a foto con le mascherine, ma no, che deve diventare una reazione... che dovrebbe avere, così come ce l'hanno avuto altri drammi, come ce l'ha avuto anche, per dire una cosa recente, le Twin Tower, cioè questa roba porta poi un'elaborazione creativa, cioè non può, ha riguardato tutti, riguarda tutto il mondo, in questo momento noi siamo tranquilli, in Brasile stanno morendo a dozzine, cioè questa roba che riguarda tutti. Brasile, tra cui c'è un mio carissimo amico che è in Brasile da poco e quindi per il lavoro ed è disperato, insomma è spaventato più che altro. Soprattutto trovarsi in un luogo che non è il tuo, sai, stando nella propria casa, nella propria città, uno si sente al limite un po' più sicuro. Ecco, anche questa insicurezza di stare in un posto lontano, diverso, questo crea ancora tanti, più paura. Tanti che sono arrivati, ci sono tante storie che ora non stiamo a raccontare. Io ti ringrazio. Vuoi lasciarci Grazie. Con qualche... Vuoi lanciare un messaggio nella bottiglia? Il messaggio nella bottiglia... che i fiori ci ricoprano. Ci ricoprano, ecco, non mi veniva il verbo. Io voglio che questa primavera, che era fatta di fiori, l'abbiamo un po' persa, invece spero che ci ricoprano. Detto così, occhio, perché
potrebbe essere una tomba questa dei fiori che ti ricordo. No, nessuna tomba, anzi sono i fiori di una rinascita, perché ce la faremo a rinascere. No, no, non è nessuna tomba, anzi al contrario, è la tomba del passato e si chiude il futuro, che speriamo, io me lo auguro. Allora me lo auguro, ci siamo persi. Ci siamo, non ci abbiamo perso, me lo auguro, ritorno, ripeto. No, 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 ecco, qua, pronto? No, no, aspetta. Aspetta. Non abbandono. Ci sentiamo, eh? No, ce lo siamo persi. Edoardo ha abbandonato. Ciao Stefano Laforgia, benvenuto, anche se siamo in chiusura. Grazie Livia di condividerci. Iaia, ciao. Anche studente, Valeria, Teresa, Tiziana, sempre con noi. Pacchiotto, l'abbiamo già salutato. Matteo, oggi sei entrato in ritardo. E mi sa che ci siamo persi, Edoardo. Capita, vediamo se ci ridà. Eccolo qui, c'è la richiesta. No, sì, Edoardo Di Giorgio. Eccolo qui. Oggi ci vediamo se riusciamo a salutarci. Ciao Sim. Edoardo ha rifiutato. Edoardo, se mi rifiuti non puoi salutarci. Ora ci ho riprovato. Ma questa è la parte divertente. Io ho detto, in queste parti di, così di pausa vorrei della pubblicità. Sono in vendita, eh? Non... Ci sei? Eccoti qua. Eccomi qua. Dai, dacci un saluto. Era per un saluto finale, che siamo in chiusura. Grazie a te, è stato seguito. Un piacere. E una cosa bella per me di queste dirette è che alla fine scopro di cose, cioè finiamo per dirci delle cose che non ci siamo mai dette di persona, e questa è anche un po' l'assurdità di questi mezzi, no? Ciao, vabbè. A presto. Ciao. Sì, grazie. Allora, grazie, noi ci vediamo dopodomani, mercoledì, con Maria Di Stefano. Intanto salutiamo Edoardo, con Maria Di Stefano della serie Young Talents, e poi venerdì con una giornalista bravissima. Ciao a tutti, vedo che arrivate ora, ma è finita, mi dispiace. Ma la ritrovate su YouTube. Ciao Simo.